Il tratto autostradale L'Aquila Est e L'Aquila Ovest resterà gratuito in attesa di mettere nero su bianco l'accordo con Strada dei Parchi, subentrata nella gestione della 24 e della 25 al posto di ANAS, misura già concordata con la società concessionaria, mentre sono già state avviate le interlocuzioni con il Ministero per l'autorizzazione definitiva, un'intesa avviata il 1 maggio del 2023 che ha avuto un grande successo, oltre 30.000 transiti mensili. Esperimento che ha avuto un buon esito anche dal punto di vista dell'alleggerimento del carico veicolare per una mobilità più sicura. E se a livello nazionale salgono tutti i pedaggi autostradali, in Abruzzo questo non accadrà. Le tariffe resteranno ferme per altri 10 anni, non solo. Dovrebbe essere prevista una riduzione dei costi, oltre ai lavori di manutenzione per la messa in sicurezza, assolutamente necessaria, chiesti a gran voce dagli amministratori di Abruzzo e Lazio, riuniti in un comitato che da tempo ormai conducono la loro battaglia. Anche quest'anno, per il sesto anno consecutivo, abbiamo iniziato il nuovo anno senza aumenti sulle nostre autostrade, la A24 e la A25. È una grande vittoria, vittoria del movimento dei sindaci e degli amministratori di Lazio e Abruzzo, che dal 3 gennaio 2018 hanno iniziato questa battaglia per un equo pedaggio e per la sicurezza. I pedaggi sono già fermi da 6 anni. Il pedaggio che paghiamo attualmente è quello in vigore al 31 dicembre 2017 e così resterà fino al 2032, ovvero fino alla fine della concessione a Strada dei Parchi. Ribadisco, è una vittoria dei sindaci e degli amministratori che in questi anni hanno combattuto contro un sistema. Abbiamo sempre detto che questa è stata una battaglia di civiltà e non una battaglia politica. In questi anni abbiamo incontrato ben 5 ministri di ogni schieramento politico e la nostra linea è sempre stata la stessa. Per quel che riguarda invece la gestione, non è questione di titolarità, ma chiederanno subito il reinserimento del tavolo ministeriale che è stato eliminato per iniziare a fare un discorso serio proprio sulla sicurezza. Le nostre richieste sono e saranno sempre le stesse, indipendentemente da chi gestisce le nostre autostrade. Chiederemo subito la convocazione del tavolo istituzionale presso il Ministero, ovvero il reinserimento del tavolo istituzionale che è stato in realtà eliminato di recente, per cominciare a parlare e a discutere proprio di sicurezza e di adeguamento sismico delle nostre autostrade.